Sentitemi di essere esplicito fin dall'inizio. Certo, ad alcuni di voi lord qui presenti verrà in mente che non posso essere un bravo protestante, ma nessuno vorrà, spero, mettere in dubbio la mia bravura nelle tre attività portanti della nostra epoca: scrittura in versi, svuotamento di bottiglie e riempimento di fanciulle. Qualcuno potrebbe dichiarare di essere bravo quanto me, ma nelle tre attività simultaneamente, e signori, avendolo fatto spesso, posso dirvi che ha richiesto una considerevole destrezza in manualità. Io non ho eguali, sono il migliore. Quindi non mettete in dubbio la mia bravura. Non credo che vi piacerò. I signori proveranno invidia e le signore disgusto. Non vi piacerò affatto. Non vi piacerò ora e vi piacerò ancor meno in seguito. Signore, un avvertimento. Io sono pronto a tutto, in ogni momento. E se merito o demerito, questo è ora difficile da dire. Tuttavia è certo che sono un libertino. Continuerò a spassarmela e a provare ardenti passioni. Non voletemene, vi recherebbe afflizione. E trarrete le vostre conclusioni alla distanza a cui vi terreste se stessi per mettere la lingua sotto le vostre sottane. Signori, non disperate, eh? Sono pronto a tutto, sì. Lo stesso avvertimento vale anche per voi. Placate le vostre squallide erezioni, perché quando avrete un amplesso vedrò di che cosa sarete capaci. Allora saprò se sarete venuti meno alle mie aspettative. Vi auguro di fottere immaginando che la vostra amante segreta vi stia osservando di nascosto, di provare le stesse sensazioni che io ho provato e che provo, e chiedervi: era questo lo stesso brivido che sentiva lui? Avrà conosciuto qualcosa di più intenso? O c'è un muro di disgrazia contro il quale tutti battiamo la testa in quel fulgido ed ermo momento? Questo è tutto. Questo è il mio prologo. Nessuna rima e nessun decoro. Non era quello che vi aspettavate, spero. Già, sono Amleto e non ho alcuna intenzione di piacervi. Si pare.